Siamo con Pablo Gutierrez, uno degli argentini del Taloro Gavoi. Pablo, innanzitutto spiegaci come mai hai deciso di venire in questa oasi della Barbagia quest'anno a vivere questa esperienza. Vabbè, è stato sicuramente frutto del presidente, perché c'è dietro un'amicizia di un po' di anni, ormai da che sono arrivato in Sardegna. Promesso sempre di farmi un'esperienza a Gavoi, e questo è stato sicuramente l'anno fortunato anche di aver fatto questa scelta di venire a Taloro. Ecco, cosa ti ha detto Mattia Scannessini quando hai deciso di sposare il progetto del Taloro? No, sicuramente parole, vabbè, io avevo già degli amici che hanno giocato a Taloro prima e mi hanno parlato tutti bene. Sicuramente una realtà come Taloro si trovano da poche parti. Oggi Mattia sicuramente è stato l'anno prima, fatto sempre parole sicuramente di stima di questa società. Certo, diciamo che il Taloro è anche una squadra molto argentina, che ha quella garra, no? Come si dice, sì. Quella carica agonistica che ovviamente unita alla qualità tecnica e alla forza del gruppo permette poi di ottenere risultati su tutti i campi, no? Certo, sì, questa è una squadra, credo, che c'ha un mix di tante cose, di qualità, anche di quantità, un gruppo eccezionale, con un mister preparatissimo. Che sicuramente non si fermerà in queste categorie insieme al preparatore atletico. Certo, ecco, diciamo che in difesa siete messi abbastanza bene, tra l'altro state allevando alcuni ragazzi, alcuni giovani interessanti che insomma stanno maturando settimana dopo settimana e vi stanno dando la possibilità di non soffrire questa nuova regola dei fuori quota, no? Sì, noi la verità, questa regola è un po' nuova per tutte le squadre. All'inizio non si sapeva bene come potevano andare, perché ci troviamo giocando con 94 che fino all'anno scorso giocavano in allievi. Noi fortunatamente abbiamo trovato i ragazzi pronti, con grande voglia e con grande carattere, e quello lo stanno dimostrando ogni domenica questi ragazzi. Certo, anche la Torres ha una grande difesa, diciamolo. Qual è l'elemento che secondo te fa la differenza nel reparto arretrato della Torres? La Torres non la scopro io, è una squadra la più forte di questo campionato. Dietro sono compatti i due centrali portieri, non possiamo dire niente, sono molto affiatate, tra l'altro categoria superiori, certo. Con i fuori quota che in genere giocano sugli esterni, che stanno facendo un gran campionato. Niente da dire, perché sicuramente sono la miglior difesa, anche lo dimostrano i numeri. Certo, che cosa significa per te giocare una finale di Coppa Italia contro una grande squadra come la Torres? Una finale, io ho avuto anche la fortuna di vincerla, allora so che significa giocare una finale, soprattutto con una grande squadra come la Torres, con tifoseria e calde, perché tanto Sassari porta tantissima gente, e noi sinceramente non abbiamo niente da invidiare esatto. La gente, perché noi ci accompagniamo una domenica in casa e fuori casa. Una gran finale che sia sicuramente vincerà il migliore e chi è in giornata. Certo. E secondo te l'errore che non dovete commettere con la Torres qual è? Entrare timorosi. Noi sappiamo che loro sono i primi in classifica, sono i primi in classifica per qualcosa, sicuramente sono i più forti, la classifica è l'imposta. Noi dobbiamo giocare alla pari, senza temori di niente, abbiamo molto da guadagnare e niente da perdere. Certo. Per chiudere ti chiedevo di mandare un messaggio in argentino e in spagnolo a tutti i tifosi del Taloro per questa finale. E speriamo che ganemo. Che è la cosa più importante. certo. Benissimo, noi ringraziamo Pablo Gutierrez. Pablo, un grande in bocca al lupo a te per la finale con il Taloro, e insomma sperando che possa essere decisivo anche tu per la tua squadra come sei stato fino ad oggi. Speriamo, grazie mille. Grazie. Ciao.